Continua il pressing delle regioni che chiedono aperture anticipate. Il governo frena da Palazzo Chigi, arriva all'Alta la richiesta di poter alzare le serrande da lunedì 11 maggio, avanzata all'unanimità dalla conferenza delle regioni. I governatori hanno chiesto in un documento di riaprire il commercio al dettaglio e dal 17, quando scadrà il DPCM, di attribuire totalmente alle regioni la responsabilità di elaborare un calendario completo di riaperture. Il ministro degli affari regionali Boccia ha ribadito la linea annunciata la scorsa settimana. L'11 maggio verranno esaminati i dati dal Ministero della Salute e in base a quelli saranno possibili eventuali differenze regionali nelle riaperture anche in base alle linee guida dell'INAIL. Trentino Alto Adige intanto brucia i tempi e con una legge ad hoc approvata dal Consiglio Provinciale di Bolzano in seduta notturna con 28 sì e 1 no e 6 astensioni preme l'acceleratore sulla fase 2. Dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione potranno riaprire i negozi. Lunedì tocca a parrucchieri, bar, ristoranti e musei rispettando l'osservanza rigorosa. Una rivendicazione di autonomia da parte del governatore che ha sottolineato: dopo che Roma per settimane non ha ascoltato le richieste per una differenziazione regionale delle misure, abbiamo deciso di intraprendere il nostro percorso legislativo autonomo. La provincia vuole affrontare questa fase all'insegna dell'applicazione della sua autonomia. La legge determina la ripresa graduale delle libertà di movimento dei cittadini e delle attività. Dal 25 maggio riaprono le strutture ricettive, gli impianti a fune, i servizi di assistenza all'infanzia potranno ripartire dal 18 maggio con gruppi ridotti. Le misure riguardano ambiti in cui la provincia ritiene di avere la competenza in virtù dello statuto di autonomia. Via libera in Lombardia a partire da oggi fino al 17 maggio su tutto il territorio regionale alle attività sportive individuali all'aria aperta. I gestori che renderanno accessibili le aree adibite alla pratica sportiva non potranno aprire luoghi al chiuso o assembramento come palestre, spazi di socializzazione, bar, ristoranti, docce e spogliatoi.